Iniziare questo episodio ci tengo a dire due paroline intanto per ringraziarvi, perché ho visto che avete ritrovato entusiasmo e passione all'interno delle mie carriere allenatore e questo non può che farmi super super piacere. Quindi lasciate un super pugno di pollice e tantissimi commenti come avete fatto in queste prime puntate della nuova avventura al Borussia Dortmund. E poi scusatemi per la mia ignoranza stratosferica in geografia, avevo scritto una bruttezza incredibile. Per fortuna tanti di voi mi hanno fatto notare l'errore e adesso so qualcosa di più. Insomma, in questo canale non si finisce mai di imparare, di diventare grandi. Ci tenevo solamente a dire queste due cose perché sono veramente contento di come sta andando ultimamente la carriera. Iniziamo subito! E allora invece che accettare per Lukaku andiamo a trattare e poi con tanto cash a disposizione andiamo a vedere che attaccante prendere. Chiedo 115 milioni di euro per Pierre-Emerick Aubameyang. Andiamo a vedere 64. Ah, non credo. Ti ho detto 115 milioni. 64 è la tua ultima offerta. Vediamo, ho detto 115 milioni. Sai quanti sono 115? Sono così, guarda, arrivo a 110 solamente perché mi stai facendo un po' pena. Ok, ciao, grazie comunque Pochettino, grazie, è stato gentilissimo venire fin qua, ciao. Offerta per il trasferimento da Manchester City di 84,2. Diciamo che loro magari qualche soldino in più ce l'hanno, ma stiamo facendo mercato solo tra di noi, Manchester City e Borussia Dortmund. Come abbiamo detto prima, sono 115 milioni di euro. 84, Guardiola, mi dispiace, sappiamo benissimo che puoi fare molto molto di meglio. Arriviamo a 110, però questa me l'accetti, eh? 110, da vecchi amici quali siamo, avanza offerta. Ma cos'è 86 milioni più la clausola di rivendita? Non me ne frega niente. Contro offerta. Fai nuova offerta per il cartellino. Arriviamo, guarda, 105. 105 che si vince anche la maglietta, con 105. Rimuovi la clausola per la rivendita e avanza l'offerta. Niente, cioè io posso chiedere fino a 119 e a 105 non ci state, non capisco. E poi perché mi fa l'offerta per Aubameyang, che è l'unico che è dentro una trattativa? Fatemi per quegli altri che voglio cedere, no? Simuliamo anche la partita con il Milan, sostituisce automaticamente il giocatore indisponibile solo per questa partita e andiamo a vedere che cosa succede. Dai, 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 voglio vincere anche questo torneo, voglio dei soldi freschi da investire sul mercato per degli altri giocatori. 1-0, Super Mario Gozze. E dai, non ci posso credere, aveva detto di sì e poi si è rimangiato tutto. Per 5 giorni d'attesa, 5 giorni. Adesso intanto li facciamo allenare, andiamo un po' avanti, vediamo cosa riserva il mercato e poi un super colpo, una punta ancora più forte di Aubameyang e sicuramente l'andremo a prendere. Ecco, per esempio, questa mi piace già tanto, 33,8 da West Ham per Kagawa, io credo proprio che l'accetterò istantaneamente. Accetto l'offerta, non voglio neanche trattare. Va benissimo così, il morale è scontento e quindi lui deve scappare via. Tanto andiamo a giocare contro il Tottenham questa partita. Il Tottenham che proprio ci aveva chiesto Aubameyang e noi potremmo andargli a rubare Harry Kane. Oh, anche Pulisic, 31 milioni dal Valencia. Attenzione ragazzi, perché qua veramente stiamo per diventare super ricchi. Qua invece abbiamo un po' più di margine. Cerchiamo di portare a casa qualche soldino in più. Cerchiamo di prendere almeno 40, dai. Guarda, 38 milioni di euro. Va benissimo 38, sono 5 milioni in più di quanto... No, non la voglio la clausola della rivendita, dai, non la voglio. Allora andiamo a 35 milioni di euro secchi. Dai, facciamo un conto pari, vediamo. Siamo disposti a offrire 35 milioni di euro. Bravi, abbiamo capito. Simuliamo ancora una volta la partita contro il Tottenham, perché tanto stiamo andando molto molto bene, anche se il Tottenham sarà difficile da andare a battere. Speriamo di riuscirci. Ecco qua, 5-1. Triplette di Aubameyang, ma siamo sicuri di volerlo vendere? E allora facciamo una cosa, invece che andare a prendere solamente Lukaku, perché non dividiamo il budget? Che ne so, Morata e Mané. Avremo a disposizione tantissimi calciatori dopo. Ma prima dobbiamo capire... Intanto... Ah no, mi sembrava Cristiano Ronaldo al Chelsea, stavo male. Kagawa venduto, attenzione ragazzi, Kagawa se n'è andato. Ah, il Las Palmas vuole Musonda in prestito e io lo volevo prendere da tenerli. Vediamo se riusciamo a fare ancora in tempo. Tanto Charlie, mi conosci, sai che con me giochi sempre, che con me puoi migliorare tanto. Andiamo a vedere. Un anno di prestito per il mio caro Musonda. Antonio Conte, grazie per avermelo dato a me, grazie. 50% a testa di stipendio? Ok, perfetto, grazie, ciao. Insomma, non posso più far niente per Lukaku e questo mi dispiace veramente tantissimo. Però per Harry Kane sì. Sarebbe veramente un terremoto questo scambio. Lukaku è solo un ricordo. Ormai è lontano.
Ma Harry Kane e Aubameyang sono due calciatori 64 milioni. Prova a stare più basso, sono 35 contro i 40 di Lukaku. Andiamo a vedere, 61 milioni sono tantini, eh. Torniamo ai famosi 40 di Lukaku e gli metto anche la clausola di rivendita. A me va bene, 56. 45 milioni a Aubameyang per Harry Kane. Attenzione, hanno aperta più allettante. Accettiamo, arrivederci. Possiamo trattare con un attaccante fenomenale. E allora andiamo a vedere. Trattiamo subito anche con Harry Kane. Siediti, ti prego, facciamo qualcosa. Guarda quanto sei bello. Ti voglio. Ruolo cruciale, certo, assolutamente. 5 anni, mi vanno benissimo così, ok. Clausola di rescissoria di 159 milioni di euro, ok, mi va bene anche questa. Niente bonus di ingaggio e 200.000 a settimana. Avanziamo l'offerta e vediamo cosa dice. 170.000 a settimana e 2 di bonus? Certo, si può fare. Benvenuto Harry, benvenuto, abbiamo fatto due acquisti ragazzi. Sané e Kane. Oddio, guardatelo che bello con il 23. No, gli do il 17. Gli do assolutamente il 17 che era di Aubameyang. E ragazzi, guardate che super squadra che è venuta fuori in questo momento. Sono già super carico perché con questi facciamo i disastri. E che super panchina con anche Andrea Masiello. In tantissimi mi avete chiesto di riprendere Patrick Cutrone perché comunque è il giocatore più iconico della carriera, allenatore con la SPAL. Forse siamo stati fin troppo bravi a valorizzarlo perché adesso ha un valore di 14 milioni e mezzo. Incontriamo il nuovo mister della SPAL e andiamo a vedere se riusciamo a incastrarlo in qualche trattativa come vice Harry Kane. Vediamo, scambio di giocatori, andiamo a vedere quali attaccanti possiamo proporre. Ok, qua niente. Marcel Riss, che io non conosco assolutamente, ha 28 anni, 77 e ha 13,5 di valore. Non me ne faccio niente e si potrebbe scambiare con Cutrone. Voglio un terzino di destra però, e hanno già Lazzari. Io non sono disposto a cedere il mio titolare e questo credo che valga veramente poco. Trattativa terminata, mi dispiace, Cutrone per adesso non può essere un nostro giocatore. Per adesso allora abbandoniamo il mercato e cerchiamo di avanzare. Finché non arriveranno dei nuovi soldi freschi dalle cessioni, andiamo a simulare la semifinale contro il West Ham e vediamo se riusciremo ad andare a giocare la super finale che potrebbe darci 10 milioni di euro freschi da andare a buttare subito sul mercato. E invece no, purtroppo usciamo. Super Mario Ghost non è sufficiente. Abbiamo venduto Pulisic e 30 milioni sono entrati e abbiamo anche 3 milioni e 700 mila euro di premio del torneo. Abbiamo comunque una super coppa da giocare, quindi andiamo ad allenare i nostri giocatori più giovani e proviamo a buttarci a capofitto sul mercato. Ci hanno rifiutato il prestito di Musonda. No, ma perché Charlie? Ma da me? E ci hanno offerto 19 milioni e mezzo di euro per Andre Schürrle. E vorrei trattare per cercare di prendere un po' di più perché comunque Schürrle avevo deciso di tenerlo, quindi almeno 30 milioni di euro me li dovete dare. Avanza offerta, vediamo se sono disposti a salire. 21 milioni e mezzo è troppo, poco. Proviamo a scendere qualcosina, facciamogli capire che comunque la cifra deve essere intorno ai 28 milioni di euro. 21 e mezzo, no, mi dispiace, ma per 21 e mezzo lo tengo. E perché no? Proviamo ad andare a prendere Mattia Caldara, che comunque è un giovane di belle speranze, italiano e potrebbe fare una bellissima figura da noi. Io provo a chiedere alla Juve se è interessata a Masiello, che insomma diciamo che non mi interessa troppo. Ok, serve un'ala di destra. Un'ala di destra, avercela. E guardate chi è la nostra ala destra. Vediamo se la Juve può essere interessata. Sì, è interessata, ma vuole anche un conguaglio. Io gli faccio la controfferta e gli dico che deve essere alla pari, perché comunque vale più il nostro. Va bene che Caldara è più giovane. Vediamo, un euro. No, un euro mi sembra. Ah, è il minimo. Ok, va bene. Risse, un euro. Ti prego, 1,3. Non è male come offerta, è quell'euro che mi ha fatto vacillare. Guarda, 300.000 euro solo così per sport. Vediamo. È un'offerta più che allettante, accettiamo! Non ci posso credere, l'abbiamo sbolognato. Speriamo che adesso possa accettare anche Caldara. Andiamo a trattare, sarebbe bellissimo giocare con Mattia Caldara. Attenzione, sta entrando, vediamo un attimo. Io lo farei importante perché lo voglio far giocare. Perfetto, lui è contento e anche il suo procuratore che a quanto pare è Seedorf. 4 anni di contratto, dato che Caldara è giovane possiamo garantirgli fino ai 28, va bene. Io non voglio dargli una clausola di rescissione perché voglio tenerlo. E vediamo, lo stipendio, lui adesso prende 73.000, io posso dargli lo stesso? Guarda, io ti tolgo il bonus, quello delle presenze, ti do un po' meno sull'ingaggio,
ti do per dire 600.000 di bonus d'ingaggio e l'offerta che avevo fatto prima. Vediamo. Non era esattamente la cifra che si aspettavano, ma sono disposti ad accettare. Quindi Mattia Caldara è un nuovo giocatore del Borussia. Un po' di italianità anche da noi in Germania.